abbiamo scoperto che per una matrice do la definizione, questa l'avevamo già data l'altra volta, però la ripeto. A è una matrice appartenente a K n per n. Lambda si dice autovalore di A se solo se per definizione esiste x appartenente a Kn tale che a x diverso dal vettore nullo, tale che a per x è uguale a lambda x. Lambda si dice autovalore, x in tal caso si dice autovettore relativo all'autovalore lambda. Questa è la definizione. Dal discorso che abbiamo fatto prima, quindi abbiamo proposizione 1, se lambda è autovalore di A, se e solo se il determinante di A meno lambda I è uguale a 0. Quindi questa proposizione 1 che abbiamo dimostrato a parole, ma insomma l'abbiamo dimostrata prima, si sintetizza dicendo che gli autovalori, se la vogliamo dire a parole, sono le radici del polinomio caratteristico. Ok? Poi proposizione 2, quella che abbiamo scritto prima della pausa, è che due matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico. Quindi in particolare hanno gli stessi autovalori. Se hanno lo stesso polinomio caratteristico, le radici saranno le stesse e gli autovalori sono gli stessi. A il viceversa non è vero. Diamo subito l'esempio che abbiamo dato anche già un paio di volte fa. Esempio: prendiamo A uguale 1, 1, 0, 1. Chi è il polinomio caratteristico di A? Determinante di A meno lambda I è uguale a determinante di 1 meno lambda 1, 0, 1 meno lambda. Ma sappiamo che questa matrice è triangolare, determinante è prodotto degli elementi sulla diagonale, quindi è questo determinante è lambda meno 1 al quadrato. Il determinante della matrice I meno lambda I è 1 meno lambda, 1 meno lambda, 0, 0. Determinante di questo qua. Stavolta determinante l'ho messo con le due barrette perché ho scritto, non avevo lasciato lo spazio, però sapete che significa determinante. E anche in questo caso questo è uguale a lambda meno 1 al quadrato. Quindi, nell'ambito delle matrici 2x2 a coefficienti reali, A
ed i hanno lo stesso polinomio caratteristico. A ed i non sono simili. Non sono simili. Perché se fossero simili, A dovrebbe m meno 1 per i per m. Quanto fa? M meno 1 per i fa m meno 1. Per m fa l'altra volta i. Che è diverso da. Perché A, vedete, non è i, c'è un 1 qua sopra. Quindi quelle due matrici hanno lo stesso problema caratteristico, ma non sono simili. Quindi attenzione, la proposizione 2 vale solo in un senso: se le matrici sono simili, hanno lo stesso polinomio caratteristico, ma se le matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico, non è detto che siano simili. Certe volte sì, certe volte no. C'è un contro esempio. In particolare, però, proposizione 3. Scriviamo da qualche altra parte, è arrivato il momento di cancellarci. Sì. Allora, proposizione 3 se A è una matrice triangolare io penso al triangolare superiore, però la cosa vale anche per quella triangolare inferiore. Gli autovalori di A sono tutti e soli i numeri nel senso di elementi di K, siamo ancora in un campo generico K, che compaiono sulla diagonale. Sulla diagonale. Ok, quindi facciamo un esempio: se la matrice A è fatta così, lambda 1, scrivo lambda 1, lambda n, perché io so che la matrice è n per n, quindi sulla diagonale ci sono n elementi. Però non pretendo che questi numeri siano distinti, possono anche essere, alcuni di loro essere uguali. Quando scrivo un segno così significa là ci può stare quello che mi pare, sotto ci stanno tutti i zeri, o viceversa. Allora, quando vado a fare il determinante, questo è A, il determinante di A meno lambda I è uguale a lambda 1 meno lambda per lambda 2 meno lambda per lambda n meno lambda. Le radici di questo polinomio chi sono? Sono esattamente i numeri che annullano questo prodotto. Ma siamo in un campo, se si annulla un prodotto si deve annullare almeno uno dei fattori. Allora, quando si annulla questo fattore vuol dire che lambda uguale a lambda 1, se si annulla questo uguale a lambda uguale a lambda 2, se si annulla l'ultimo sarà lambda uguale a lambda n. Quindi chi sono gli autovalori? Esattamente i numeri che compaiono sulla diagonale. Non è detto che siano n diversi, potrebbero essere anche k e alcuni potrebbero essere ripetuti. Chiaro?
io ho detto se la matrice è triangolare. Allora cominciamo a vedere quali possono essere dei motivi ostativi che, cioè, mi danno inviccio, partendo da una certa matrice, a farla diventare diagonale o anche solo triangolare. Vedremo che in generale una matrice, se sono in un campo algebricamente chiuso, si può sempre triangolarizzare passando alla matrice simile, ma se il campo non è algebricamente chiuso, no. E farò subito un esempio. Facciamo un esempio. Prendiamo questa matrice qua. Prendiamo la matrice 2x2. Sia A uguale, sia A uguale la matrice 0, 1, meno 1, 0. Andiamo a prendere il suo determinante, il suo problema caratteristico. Determinante di A meno lambda I è uguale a determinante di I meno lambda 1 meno 1 meno lambda. Quanto fa? Lambda quadro più 1. Chi sono gli autovalori di A? Il loro valore di A sono più o meno I. Ecco, però attenzione che questi, se siamo su R2, non sono autovalori e non ci sono autovettori, perché se siamo su questa matrice R2 per 2x2, se io la applico a delle coordinate x che stanno in R2, diciamo 0, 1, meno 1, 0, applicato a x con 1, x con 2, mi fa x con 2 meno x con 1, o no? Se questo sta in R2, questo pure sta in R2, e non c'è nessuna speranza che questo sia uguale a D per quello di prima. È chiaro? Quindi, secondo la definizione che ho dato, questi non sono autovalori e non ci sono autovettori. In particolare, sempre su R2, non posso triangolarizzare la matrice o diagonalizzare la matrice, cioè, che significa? Non posso trovare una matrice ad essa simile che sia diagonale. Per quale motivo? Se A appartiene a R2x2 e se M è una matrice invertibile appartenente a R2x2 invertibile, allora M-1AM sarà sempre una matrice reale 2x2, no? Faccio i prodotti matrici reali e escono fuori matrici reali. E quindi, ma se la matrice fosse triangolare, se M-1AM fosse triangolare, allora sulla diagonale chi ci dovrebbero stare? La radice e poi abbiamo caratteristiche. Sulla diagonale
dovrebbero comparire i e meno i, e non è possibile. Quindi, allora che vuol dire? Vuol dire che questo è falso? No, questo è vero, a patto che la stessa matrice la interpreti dato un campo, questo si può sempre immaginare un campo algebricamente chiuso. Che significa un campo algebricamente chiuso? Un campo dove ci sono le radici dei polinomi. Ok? Nel caso di R, che per trovare le radici dei polinomi dove dobbiamo andare? Avete fatto il teorema fondamentale dell'algebra? Denunciate, almeno. Se io ho un polinomio a coefficienti, anche solo a coefficienti reali, le radici in G ci stanno tutte. Se io ho un polinomio a coefficienti complessi di grado n, nei numeri complessi trovo esattamente n radici, a patto che ciascuno la conto con la sua moltiplicità. Quindi, allora proviamo per esempio. Questo esempio qua cosa mi dice? Mi dice che io non posso trovare una matrice simile a questa cambiando base con matrici di passaggio reali e che sia una matrice triangolare. Però, se invece di usare matrici reali per cambiare base uso matrici complesse, stavolta è possibile. Per capirci, poi metteteci per esempio 1i, cosa viene qua? Fate il prodotto riga per colonna. I è meno 1, o no? Ma questo non è proprio i volte 1i, o no? È vero o no? È i volte per 1. Allora vedete che questo è un lato vettore e il lato valore a cui è relativo. Se io mettevo, proviamo 0, 1, meno 1, 0 per i1 stavolta, quanto viene? Viene 1 e meno i, ma questo non è meno i per i1, allora come vedete se invece di usare autovettori ad valori reali uso autovettori ad valori complessi in generale tutto dopo. Quindi in verità lì l'unico problema era che insomma questa proposizione è vera a patto che le radici del polinomio caratteristico siano tutte in K. Se le radici del polinomio caratteristico non sono tutte in K, la proposizione è vera se io mi metto nel campo più grande che contiene tutte le radici. Quindi se avete una matrice che quando andate a fare determinare il polinomio caratteristico ha per radici 1, 2, 3, gli autovalori sono 1, 2 e 3, gli autovettori li trovate in R3. Ok? Sarà una matrice 3x3 per avere tre autovalori distinti, no?
contati una sola volta, sarà per forza una matrice 3x3. Se però questa matrice è complessa e ha radici, cioè un problema caratteristico di radici complesse, oppure anche reale, ma le radici, come in questo caso, ma le radici e il problema caratteristico vengono complesse, allora, siccome in questo caso le radici e il problema caratteristico erano i e meno i, gli autovalori, se vi mantenete nel campo reale, se cambiate, diciamo, considerate la matrice R2 e R2, non ci stanno. La vettore non ci stanno, però ci sono. Dove ci sono? Nel campo più grande, cioè la stessa matrice noi l'abbiamo considerata, la matrice era 0, 1, meno 1, 0, giusto? Sì. La matrice l'abbiamo considerata da uno spazio U, U spazio vettoriale su C di dimensione 2. Allora, qua prendo un vettore U, a questo mi corrisponderanno delle coordinate eta, questo sta in U grande, e queste saranno non in R2, ma saranno in C2. Poi queste coordinate eta le moltiplico per A, mi verrà A eta, che chiamerò, che ne so, zeta. Corrispondentemente avrò φ di U, e a φ di U corrisponderà a zeta. Cioè la stessa matrice la potrò considerare corrispondente a un endomorfismo su uno spazio vettoriale complesso. Ok? Non è un problema. Questa perché si chiama zeta? Non c'è niente da dire. Perché è la zeta greca. Però la zeta greca ci torna utile come simbolo, perché è diversa dagli altri simboli che conosciamo, quindi la possiamo usare un simbolo in più. Però il nome già ce l'abbiamo impegnato, perché c'era pure la zeta latina. Allora, per distinguerla la chiamiamo zeta. Ok? Quindi qua la matrice mi va da C2 a C2. Una matrice, anche se è reale, la posso, come la moltiplicare per vettori di R2 ottenevo vettori di R2, così la posso moltiplicare per vettori di C2 e ottenere vettori di C2. Non è un problema. Ok? In questo caso la matrice determina il problema caratteristico, è sempre lo stesso, le radici sono sempre le stesse, i e meno i, e saranno effettivamente degli autovalori. Abbiamo visto che sono proprio gli autovalori, abbiamo trovato anche degli autovettori relativi ad essi. Questo è un autovettore relativo a i, e questo è un autovettore relativo a meno i. Va bene. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare a qualche cosa di... Invece, attenzione, che l'esempio di prima, questo esempio qua, dice non è che se adesso andiamo a cercare le radici in C, anche l'esempio di prima si risolve, cioè nel senso che le matrici diventano simili, no? Questo neanche in C va bene. Cioè se M e M a meno 1 le prendete anche in C, moltiplicandole per I, qua fa sempre I, e I sarà sempre diverso da A. Cioè queste, gli autovalori ce l'avevano in R, gli autovalori sono 1 e 1, gli autovalori di I sono 1 e 1, però le matrici non sono simili. Potete moltiplicare per M a meno 1 e per M quando vi pare, usando matrici reali, usando matrici complesse, non c'è modo di far uscire da I, far uscire A. Perché quando fate M a meno 1 per I per M farà sempre I e non farà mai A. Quindi sono due problemi diversi. Uno era semplicemente un problema, gli autovalori non stavano nel mio campo, per esempio reale. E allora, se non stanno nel campo reale, basta che vado nel campo complesso. Purtroppo, se vado nel campo complesso, gli autovalori sono complessi,
e la matrice è reale, anche gli autovettori avranno coordinate con e per forza, perché moltiplicando per un numero complesso non reale un vettore a coordinate reali escono coordinate complesse. È chiaro? Quindi se voglio diciamo rendere più semplice la mia matrice passando alla matrice simile, dovrò usare matrici complesse, se gli autovalori sono complessi, per forza. Però, nonostante questo, ci sono matrici che non hanno questo tipo di problema. Può essere lì, vabbè, dovrò usare matrici complesse e poi vediamo come si fa. Però ci sono matrici che non le diagonalizzi in nessun modo. Quella lì, 1, 1, 0, 1, è una matrice che non si diagonalizza né con matrici reali né con matrici complesse. Adesso diamo le definizioni e qualche prima conseguente proposizione. Diagonale, se vi ricordate, vuol dire che sarà lambda 1, lambda n, tutti 0 fuori dalla diagonale. Non li chiamo dicon 1, dicon n, li chiamo lambda 1, lambda n, perché già sappiamo che quelli che compaiono sulla diagonale saranno gli autovalori della matrice. Im significa invertibile, tale che m meno 1 am è triangolare superiore. Oh, in quello che stiamo dicendo, per non introdurre confusione, d'ora in poi K è R o C, o se preferite K appartiene all'insieme è scritto a C, lo potete prendere o R o C, ok? Posizione 1, 2, questa chiamiamo la 3. Allora io vi dico quello che intanto è vero, poi piano piano lo dimostriamo. Quando è che una matrice è diagonalizzabile? A,
se e solo se devono avere le due condizioni. Tutti gli autovalori di A sono in K. La seconda condizione: esiste una base di K alla N costituita da autovettori . Questo è proprio sì. È un risultato, quindi questo non è se solo per definizione, si dimostra. Quindi proposizione 4, per quello che abbiamo detto, cioè per le definizioni come le abbiamo date, A appartiene a K n per n, è triangolabile o triangolarizzabile. C'è chi preferisce in un modo, chi preferisce in un altro. Triangolabile è più corto. Se e solo se tutti gli autovalori di A sono vedremo che sarà vera anche una cosa più specifica. In realtà, e questo sarà un risultato molto importante che va sotto il nome di lemma di Schur, però se cercate su Wikipedia il lemma di Schur trovate un'altra cosa. In realtà, se gli autovalori di A sono in K, io non solo posso triangolare la matrice, ma la posso triangolare con delle matrici, usando come M delle matrici particolari. Vedremo che la M a meno 1 coinciderà con la trasposta di M. Per meglio dire, scusate, se siamo in R, M a meno 1 coinciderà con la trasposta di M, se siamo in R come campo. Se siamo in C, M a meno 1 coinciderà con la trasposta coniugata. Trasposta coniugata, siamo in C. Quindi saranno matrici, vedremo, si chiameranno queste matrici ortogonali in R, che sono matrici reali, e si chiameranno matrici unitarie se siamo in C. Quindi però questo non nulla toglie, poi lo scriveremo, lo facciamo, dimostreremo tutto qua, quindi lo faremo per bene. Però queste due posizioni sono vere, così non so. Quindi la matrice sostanzialmente, allora vedete, io in realtà sto usando come definizione di autovalore la definizione radice del polinomio caratteristico, perché sennò ci arravogliamo, cioè nel senso, voi fate il polinomio caratteristico, fate le radici del polinomio caratteristico, quelle sono gli autovalori, nel senso che se la matrice A è interpretata, se non siamo su R, gli autovalori stanno in C, la interpretata su Cn. Quindi in qualche modo prima fate le radici del polinomio caratteristico, o se no qua devo scrivere, se no tutte le radici del polinomio caratteristico sono in campo, ci capiamo meglio così. Se sono tutte in K, la matrice è sicuramente triangolarizzata. Se poi esiste una base fatta da autovettori relativi a quegli autovettori, la matrice è anche diagonalizzata. In realtà la proposizione 3 non è difficile, ma magari facciamo una pausa, visto che ci sa che è ora.
Allora, facciamo una pausa e poi lo dimostriamo. Però la proposizione 3 non è difficile. La proposizione 4 è un pochino più difficile. Poi invece sarebbe alquanto più difficile, insomma, alquanto più lungo sicuramente, dimostrare che la matrice si mette in una forma un po' meglio di una matrice triangolare bassa. Però questo poi non lo so alla fine se ci serve, cioè quella che si chiama forma canonica di Jordan, però alla fine non lo so se ci serve, quindi non lo so se lo faremo. Insomma, per alcune cose ci servirà, ma ci serve marginalmente, quindi sono ancora indeciso sul fatto di farla o no. Ma in nada facciamo la cosa.